Allora, nella formazione continua, reskilling. La parola chiave è reskilling, perché quello che noi consegniamo come università al mondo delle aziende sono persone magari formate, però non consapevoli tanto di quali saranno le cicatrici che dovranno guadagnarsi sul campo, le medaglie e quant'altro. E quindi quello che noi vogliamo fare come Scuola Sant'Anna, insieme ai nostri partner della Stanford University, è provare a rinnovare il nostro Master in Management dell'Innovazione, portandolo, facendo diventare executive a Firenze, un anno e mezzo in cui diamo degli shock culturali, diamo delle idee su cui pensare, su cui riflettere, e degli strumenti per diventare attore di cambiamento. E come università siete in mezzo alle imprese, questo è molto buono, no? Perché il collegamento è proprio diretto. Ecco, qual è il messaggio proprio che volete lasciare partecipando a un forum di imprese? L'ingaggio con l'impresa per l'università è fondamentale. Pensi che noi avevamo un'idea molto diversa di questo master quando siamo partiti, e insieme ai nostri aziende partner abbiamo modificato moltissimo il percorso. Quindi ad esempio partiamo a settembre 2020, il bando è aperto ora e rimarrà aperto fino ad aprile 2020, e insieme alle aziende stiamo facendo questo percorso di co-development, di sviluppo congiunto, portando in aula i nostri docenti e le aziende partner per sviluppare insieme l'offerta didattica. Quindi prima è un investimento pazzesco, perché se ci pensa noi stiamo un anno fermi, e invece questo anno fermi l'idea è proprio quello di ingaggiare le imprese in un dialogo, perché l'università nella sua torre d'avorio deve comunque essere consapevole che i tools, l'esperienza può avercela, però deve incontrarsi con la realtà dei fatti.